Oggi, 18 gennaio, festeggiamo Santa Prisca, vergine e martire del primo secolo. Con Santa Prisca, la Chiesa commemora oggi la cosiddetta Cattedra di San Pietro a Roma. Cattedra significa sedia d'onore, con schienale e magari cuscino su cui sedeva chi aveva autorità di giudice o di maestro. Perciò, la cattedra per eccellenza è quella del vescovo, giudice e insieme maestro e cattedrali sono infatti chiamate le chiese vescovili, dove si trova la cattedra del magistero cristiano. La chiesa di San Pietro a Roma potrebbe dirsi la cattedrale delle cattedrali. Infatti, quella sedia che si trova in ogni chiesa vescovile, in San Pietro è simbolo di un magistero universale ed è posta nella più spiccante evidenza. Entrando nella basilica si scorge nel fondo, già di lontano, quasi con abbarbagliante ciclone dorato. Avvicinandosi all'abside, si rimane sorpresi nel notare come nel trionfo di angeli, quel gonfiarsi di nuvole squarciate dalle luci raggianti dello Spirito Santo sia la gloriosa cornice di una sedia vuota, di bronzo scuro, lumeggiata d'oro. Una sedia quasi lanciata in alto, sospesa tra nuvole e sorretta da angeli. Una sedia sulla quale non ci si potrebbe sedere senza vertigini. Quel trofeo di acceso e rutilante stile barocco non poteva essere concepito ed eseguito altro che dal fantasioso architetto e scultore Lorenzo Bernini, che seppe profondere il suo gusto scenografico attorno ad una sedia pensile. Il lavoro gli venne affidato dal Papa Alessandro VII nel 1663 e costò all'artefice 4 anni di lavoro. Si trattava di racchiudere dentro una sedia di nuove forme l'antica sedia di legno incrostato d'avorio sulla quale la tradizione voleva che si fosse seduto San Pietro. Venuto a Roma, forse ospite del senatore Pudente, in una casa sul Viminale, dove ora sorge la chiesa di Santa Pudenziana, il pescatore palestinese si sarebbe seduto sopra una sedia che, conservata dai primi cristiani, sarebbe stata posta in seguito nella Basilica di San Pietro. Su quella sedia si posavano i papi al momento della loro elezione e nelle maggiori solennità. Essa infatti simboleggia il magistero infallibile di San Pietro e dei suoi legittimi successori. Ed è proprio questo primato di Pietro e della suprema autorità pontificia che la Chiesa ricorda e riafferma oggi nella festa intitolata alla cattedra, cioè alla sedia di San Pietro in Roma. E a San Pietro, secondo la tradizione, si ricollega anche la figura di Santa Prisca, sul conto della quale però poco sappiamo. Il suo nome significa prima. E alcuni autori parlano di lei come della prima donna caduta martire nell'Occidente. Perciò spesso viene onorata col titolo di protomartire d'Occidente. A 13 anni San Pietro a Roma l'avrebbe battezzata. Poco dopo, ancora giovinetta, la sua santità avrebbe ricevuto la corona, morendo decapitata nella persecuzione di Claudio Tiberio sulla metà del primo secolo. Venne sepolta nelle catacombe di Priscilla, che sono effettivamente le più antiche di Roma,
per quanto non fossero ancora adoperate, come sepolcri per i martiri delle primissime persecuzioni. Ma un'altra tradizione fa morire Santa Prisca sempre a Roma alla metà del III secolo, nella persecuzione di Claudio II il Gotico. Prima di morire, le sue preghiere avrebbero fatto cadere gli idoli e ammansito le belve del circo. È difficile, se non impossibile, stabilire quale delle due tradizioni si possa attribuire alla vera Santa Prisca. Ma l'antichità della sua devozione, la vetusta chiesa a lei dedicata a Roma e il titolo cardinalizio che porta il suo nome, tutto fa pensare a questa martire, oggi quasi sconosciuta, come ad una delle figure più belle e gloriose dell'antica chiesa romana, sorta attorno alla sedia sulla quale posò l'umile pescatore della Galilea, cattedra d'infallibile saggezza e simbolo d'intramontabile autorità. Oggi festeggiamo anche Santa Liberata, vergine del VI secolo, San Liberto, confessore del VI secolo, e tutti i santi del Paradiso, pregate per noi. Amen.